tantissimi fedeli che si sono raccolti per la festa patronale dedicata a Santo Ronzo a Turi. Nel piccolo centro del Barese, infatti, c'è una grotta naturale situata appena fuori dall'abitato, nella quale, secondo la tradizione, Santo Ronzo predicava e amministrava l'Eucaristia durante la sua persecuzione. Il suo ingresso fu dimenticato per molti secoli, anche se il fondo in cui giace la grotta mantenne comunque il toponimo Santo Ronzo. La figura del santo, primo vescovo di Lecce, predicatore e taumaturgo vissuto nel primo secolo d.C., più comunemente ricordato per aver salvato la città barocca dalla peste nel XVII secolo e dal terremoto nel 1743, è anche il santo patrono della città di Turi, entrato nella devozione e nell'affetto di questa comunità, avendo vissuto un intenso legame con questa terra prima del suo martirio. La tradizionale processione che ha accompagnato il busto del santo per le strade del paese è stata trasmessa nei suoi momenti culminanti in diretta sabato sera anche sulla nostra rete, con una grande partecipazione collettiva. Sempre viva Santo Ronzo! Non è una festa facile, è molto laborioso perché noi... È sfidante perché noi stiamo in piedi a progettare la festa da gennaio per arrivare ad agosto e tutto il comitato ci priviamo delle ferie per la festa di Santo Ronzo. Però l'anno scorso è entrata questa festa qua in una delle migliori feste d'Italia. È sempre un momento particolare di coinvolgimento e di calore umano. E qui c'è l'espressione più alta dell'umano, dello stare insieme.